Vai. Ci sei, sì? Sì, vai. Vuoi che dica qualcosa? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Siamo nell'azienda Trabucco, nella cantina di affinamento del vino. Siamo a 8 metri nel tufo. Infatti, questo è tufo naturale, tufo grigio. E in queste nicchie, vedete, riposano le mie riserve. La grande annata del 2004, il 2007, 2005. In attesa di fare una bellissima e una grande verticale, magari in compagnia di tutti voi. Anzi, perché Mimmo, faremo proprio una cosa del genere. Certo. Io non ho ancora organizzato una verticale di tutti i miei vini, la riusciremo ad organizzare qui in compagnia di tanti appassionati. Da questa parte invece troviamo la nicchia dei Magnum. Vedete, abbiamo Magnum da 1,5 litro, da 3 litri, da 5 litri. Abbiamo anche un... Scusami, Nicola, ma cosa cambia, diciamo, nell'affinamento in bottiglia tra una bottiglia Magnum e una normale? Oh, nel Magnum c'è una quantità di vino maggiore e quindi la polimerizzazione dei fenoli avviene in maniera più graduale e più omogenea. Quindi la qualità del prodotto che sta nel Magnum in genere è migliore di quello che sta in bottiglia. Sì, Ma è superiore. è superiore. Perfetto. Bene. E questo è un luogo Questo è il sacro. luogo sacro. Questa è una Veramente nicchia incredibile. difficilmente ho visto qualcosa di È simile. piccolo, però credo che sia un biglietto da visita importante perché non ci sono cantine così asciutte. Sì. Intanto sono asciutte, no? Molte sono umide, sono bagnate. Invece questa è asciutta, è ventilata e il vino veramente matura qui In un come modo da straordinario. tradizione del Falerno, no? Matura Certo. centinaia di anni, volendo, per esagerare un po'. Però sicuramente può stare qui 10-20 anni senza assolutamente avere nessun tipo di anomalia. Questa È chiaro. è la mia prima annata ed è anche la mia prima etichetta. Adesso ne prendo una perché Esatto, per l'etichetta farlo attuale vedere. di Rapicano non è proprio questa. Sono così perché le ho dovute ricomprare. Avevo dimenticato di metterle da parte. Questa qui invece è l'etichetta recente di Rapicano. Ecco. Questo è il mio Perfetto. top wine. Il primo, quello che iniziò la La serie, prima e questa è etichetta. l'ultima Sì, sì, etichetta, sì, quella che è sì, sì, sì. attualmente. E quanto può affinare in bottiglia un vino come il Falerno? Un buon Falerno può, anzi, deve essere bevuto non prima di 3 o 2, 3 o 4 anni per avere l'eccellenza gustativa, Perché ma comunque c'è la ha una struttura c'è tannica, l'aglianico, quindi sì, insomma, il Falerno è in base aglianico. meno di 4 anni l'aglianico è un Sì, bambino, è un è un bambino neonato. neonato. E secondo me in bottiglia può stare, ma proprio serenamente, 10, 12 anni, 15 anni senza nessun problema. Tenuto in condizioni come queste qui, poi te lo puoi anche dimenticare. Poi c'è anche il Falerno fatto col primitivo, che è più dolciastro, è più ruffiano È come chiaro. vino. Ecco, mettiamolo a Bene. riposare, che questo qui è E allora auguriamoci prezioso. che presto faremo un assaggio di tutti questi vini straordinari Magari in proprio questo qui. luogo sacro. Perfetto. Va bene. Ok.